nazionale dell'Unione Monarchica Italiana, il dottor Mimmo Fadda. Una destra verso il futuro è una realtà. Sì, il libro di Pinuccio che abbiamo ritrovato per caso nell'archivio della Fondazione Tatarella, che è stato dichiarato dal governo italiano di interesse storico rilevante, è stato un libro che lui non è riuscito a dare alle stampe, che ha smarrito, ma in cui profetizzava quello che è successo, per cui la destra verso il futuro è sostanzialmente la destra del presente. Pinuccio sognava un partito conservatore di massa, una destra di governo e una destra europea che non fosse più marginale. Giorgia Meloni ha costruito un partito conservatore di massa, è il leader di una destra europea perché è il leader dei conservatori europei ed è riuscita a riportare, secondo quelli che erano gli insegnamenti di Pinuccio Tatarella, la destra al governo. Anzi, forse ha fatto di più, perché il governo che abbiamo è un governo di destra-centro, ma tutto quello che stiamo vivendo nel presente è merito di chi 30 anni fa, in modo lungimirante, aveva creato le condizioni perché si potesse verificare in Italia un governo con una persona che viene dal mondo politico della destra italiana, addirittura dalle organizzazioni giovanili di Alleanza Nazionale, è stata la mia leader di Azione Giovani. Le precondizioni per realizzare questo percorso, questo progetto di una destra di governo moderna, democratica ed europea sono state lanciate 30 anni fa da Pinuccio Tatarella. Un governo che vede anche un mezzogiorno con un certo rilancio. Beh sì, questo governo ha posto grande attenzione verso il mezzogiorno. Tra l'altro le deleghe per il sud sono state affidate a Raffaele Fitto, che è un profondo conoscitore della Puglia e del mezzogiorno, perché io credo che in seguito, oltre alla delega sui fondi comunitari, il PNRR, l'attuazione del PNRR, è importante che ci sia una persona espressione di Fratelli d'Italia proveniente dal sud, dalla Puglia. Io sono convinto che nei prossimi mesi questo governo metterà al centro della sua azione politica il mezzogiorno. Senatore, Tatarella usava una frase emblematica: la politica è passione. Oggi invece la passione è il nostro mezzogiorno, che vede sedersi al governo grazie anche a lei. Sì, la politica deve rimanere passione, deve rimanere impegno civile, nel solco tracciato da Tatarella deve rimanere una fortissima vocazione per la coesione nazionale partendo dal sud. Sono insegnamenti che vanno valorizzati, sono insegnamenti che appartengono alla nostra tradizione storica, sono insegnamenti che, con la responsabilità di essere prima forza nazionale e partito di governo, dobbiamo rispettare fino in fondo. Un saluto particolare al senatore Rastelli.